Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Scusate la location, ma sono itinerante, non sono in studio. Oggi inizia ufficialmente la Dakar 2024. 414 km di speciale. Si parte da Aula, si arriva ad Al Enakia. Un fondo insidioso, due tratti di sabbia finissima sia all'inizio che alla fine della speciale. Poi tutta terra battuta e pietre. Speciale molto veloce, caratterizzata da una navigazione molto impegnativa come in linea negli ultimi anni della Dakar, ma adesso andiamo a vedere cosa è successo tra le moto. Tra le moto è l'americano Mason Klein ad aprire e a dare il ritmo alla corsa. L'americano si è già giocato un jolly esagerato alle verifiche perché la sua moto è stata l'unica a non essere stata sdoganata, è arrivata il venerdì pomeriggio alle 4 a verifiche quasi ultimate. Ma oggi si è buttato indietro tutto quello stress, è davvero nel suo elemento naturale e porta la sua cinesona a tagliare il traguardo per primi di giornata. Ma arrivare primo alla Dakar non vuol dire necessariamente vincere la speciale, infatti da dietro vengono su fortissimo. Ma il colpo di scena è al 270esimo km, infatti c'è il primo grande ritiro di questa Dakar 2024. Tosha, il pilota spagnolo della Honda Monster Energy, cade, si infortuna un braccio, viene soccorso da Ross Branch, che perderà quasi 25 minuti per dare una mano ai medici a caricarlo sull'elicottero. Pochi chilometri dopo, altri due ritiri. Il primo è quello di Rodriguez della Hero Motorsport, il secondo è quello di Doherty, che era l'attuale leader della Rally 2. Al 318esimo km il tempone di Kleining comincia a scricchiolare. Brabec è in pompa, va fortissimo e si porta dietro Quintanilla. I due arrivano al traguardo, ma bisognerà aspettare l'arrivo di Branch prima di decretare la vittoria di tappa. Branch infatti recupererà 25 minuti e questo gli dà la possibilità di vincere la quarta tappa della Dakar. Infatti Branch vince seguito da Brabec e in terza posizione resiste Mason Klein, che regala alla cinese Cove il primo podio della storia della Dakar Rally. Questo io lo interpreto come una bellissima cosa, un po' meno per KTM o Husqvarna, perché la moto costa un terzo. Occhio, davvero occhio. Adesso passiamo alle auto. Tra le auto è ritardata la partenza di un'ora perché a 200 metri dalla partenza della speciale c'è stato un incidente di uno spettatore, i soccorsi sono intervenuti e hanno dovuto stoppare le partite. Parte benissimo Ekström con la sua Audi e si porta dietro il compagno Sainz. Si va avanti così fino al 225esimo km, dove Ekström sbaglia, Sainz prende la posizione di testa e incomincia ad allungare, ma da dietro arriva uno scatenato rookie, il nuovo pilota Toyota Overdrive Demeview, che waypoint dopo waypoint segna dei tempi stratosferici e va a vincere la sua prima speciale nella categoria Ultimate. In seconda posizione piazza Carlos Sainz, mentre in terza la seconda Toyota Overdrive, quella di Devilly. Attardatissimi invece i due protagonisti del 2023, Loeb e Alatia con le Hunter ProDrive, prendono quasi 20 minuti di distacco dal primo. E 20 minuti con delle gare così serrate, è vero che la Dakar è ancora lunga, siamo solo alla prima tappa, ma sarà davvero difficile riuscire a recuperare tutti quanti. Stiamo a vedere come andrà a finire. Tra i camion si inizia come si è chiuso il 2023, con Van Kastener in testa. È stato aiutato anche dalla decisione della direzione di gara, che ha interrotto per motivi di sicurezza la gara dei camion al Waypoint 2. Infatti c'era il rischio che molti piloti rimanessero fuori per la notte e la scarsa visibilità, dovuta anche alla tanta polvere che era sulla speciale, hanno deciso giustamente di interrompere la gara. Vince quindi Van Kastener su Iveco, in seconda posizione Usyk con il Renault, mentre in terza posizione il Tatra di Pagani.
Pals. Per stage 1 il recap è tutto, gli italiani in gara tra le auto sono ancora dentro, quindi non posso darvi, non voglio darvi delle informazioni errate. Luce è il migliore degli italiani tra le moto. Io ti do appuntamento a domani per stage 2, usciranno gli highlights delle moto stasera e domani vedo di fare un video un po' più bellino, un po' decente, diciamo, come i miei standard, perché sinceramente se devo continuare a fare dei video così un po' raffazzonati non mi piace, perché non è la qualità che vi voglio dare dopo tutto quello che avete fatto voi per me con le ore che abbiamo, diciamo, passato insieme. Ti do appuntamento a domani per recap di stage 2. Grazie di tutto, ci vediamo domani, buona serata, ciao.